Ben ritrovati amici, oggi ripassiamo un po' di scienze perché avremo con noi un gioco che ci permetterà di creare gli habitat più indicati per diverse specie animali che avremo a disposizione. Vediamo intanto la scatolina di Ecosystem. Eccola qui, leggiamola un po'. 15-20 minuti a partita, 14 più l'età, un po' pessimista, 2-6 giocatori. Ideato da Matt Simpson ed edito dalla Genius Games, che ringrazio per avermi fornito la scatola protagonista del video di oggi. Questa scatolina contiene un gioco di draft dalle meccaniche praticamente semplicissime, però il difficile di questo gioco è il fatto che abbiamo a disposizione 12, anche più, tipi di carte che faranno punti ognuna in modo diverso. E quindi la spiegazione delle meccaniche del gioco arriverà tra poco, sarà di pochissimi minuti, mentre mi voglio soffermare molto per quanto riguarda il sistema di punteggio di ogni carta a disposizione nella scatola, un po' perché sono pedante, ma soprattutto perché è stato creato nel meccanismo di questo gioco un'ambientazione, devo dire, veramente maniacale, quindi è un qualcosa che ho apprezzato tanto e voglio trasmettervi questa passione dell'autore che a me è arrivata anche a voi, e quindi vediamo come funziona. Tiriamo fuori dalla scatola il mazzo delle carte e dopo averlo mescolato distribuiamo 10 carte ad ogni giocatore. Dopo che ognuno avrà ricevuto anche un foglio d'aiuto fondamentale per giocare a questo gioco, saremo già pronti per iniziare. Una partita a questo gioco ha una durata di 2 turni, ognuno composto da 10 mani di draft. Nel primo turno si passeranno le carte in senso orario, nel secondo anti-orario. E il draft da fare sarà quello più semplice: dalla mano di carte che avremo ne sceglieremo una da giocare subito davanti a noi, passando le altre a sinistra o a destra a seconda del turno nel quale ci troviamo. Le carte andranno piazzate davanti al giocatore e dovremo formare una griglia di 4 in altezza per 5 carte in larghezza. La prima carta la potremo sistemare dove vorremo, ma dalla seconda in poi dovremo sempre piazzarla ortogonalmente adiacente ad almeno un'altra carta già giocata. Non dovremo però necessariamente partire da uno spigolo o dal centro esatto, potremo sistemare le carte così come vengono, però appena otterremo o l'altezza massima di 4 o la larghezza massima di 5 carte, non potremo andare oltre e quindi la griglia sarà quasi belle che fatta. E quindi, alla fine del primo turno, ogni giocatore avrà davanti a sé 10 carte piazzate. I piazzamenti ovviamente sono definitivi. L'unica eccezione al semplice piazzamento di una carta durante il turno è dato dalla carta dei conigli. Quando piazziamo i conigli all'interno della nostra griglia, potremo scambiare di posto a 2 carte già piazzate in precedenza, siano esse la carta dei conigli appena piazzata o anche altre 2, liberamente. Dopo il primo turno si andrà direttamente al secondo, dove ogni giocatore riceverà nuovamente 10 carte in mano e si continuerà con un nuovo turno di draft, sempre composto da 10 mani, dove gireremo in senso antiorario, in modo che il giocatore alla fine anche di questo turno si trovi con una griglia di 20 carte davanti a sé. Alla fine anche del secondo turno ogni giocatore si troverà con l'area di gioco completamente ingombra da 20 carte. Andremo quindi al conteggio dei punti. Vediamo quindi come fanno punti tutte le tipologie di carte presenti in questo gioco. Ogni volpe darà 3 punti a patto che non sia adiacente né a un orso e né a un lupo. Ogni aquila darà 2 punti per ogni coniglio e per ogni trota ad un massimo di 2 carte di distanza da sé. Ogni trota darà 2 punti per ogni fiume e ogni libellula adiacente a sé. Il cervo è un po' complicato, darà 2 punti per ogni riga o colonna dove ne è presente almeno uno. Facciamo l'esempio pratico, ne abbiamo 2, quindi questi daranno 2 punti per questa riga dove ne è presente uno, 2 punti per quest'altra dove ne è presente uno, riceveremo anche 2 punti per questa colonna dove ce n'è uno e 2 punti per quest'altra colonna dove ce n'è uno.
Quindi se li mettiamo abbastanza sparpagliati, ogni carta servo potrebbe valere anche 4 punti l'una. L'ape darà 3 punti per ogni prato adiacente. L'orso darà 2 punti per ogni ape e ogni trota adiacente a sé. Il prato andrà conteggiato in gruppo ed ogni gruppo di prati adiacenti daranno punti proporzionali in base alla grandezza del prato completo. Nel nostro esempio abbiamo un prato composto da due sole carte, queste ci daranno 3 punti. Una carta prato però sistemata da sola, non adiacente ad un'altra uguale, darà 0 punti. Mentre un prato composto da 3 a 5 carte prato contigue darà punti sempre crescenti. Andare sopra le 5 carte prato adiacenti però non ha senso perché non danno punti ulteriori. I conigli non danno punti, però come abbiamo visto poco fa, permettono di scambiare due carte già piazzate in precedenza. Le libellule invece andranno conteggiate in gruppo, in relazione al fiume dove sono adiacenti. Facciamo l'esempio pratico che è più semplice. Abbiamo queste due libellule adiacenti tutte e due a questo fiume, fiume composto da due carte. Per capire quanti punti riceveremo dalle libellule basterà moltiplicare il numero di libellule per la lunghezza del fiume al quale sono tutte adiacenti. In questo esempio, due libellule per due fiumi, 4 punti. Le ultime due carte da conteggiare andranno valutate considerando anche l'area di gioco di tutti gli altri giocatori, non considereremo solo la nostra. Partiamo dai fiumi, verificheremo chi è il giocatore che ha il fiume più lungo, ovvero le carte fiume tutte adiacenti tra loro in modo ortogonale. In questo esempio il nostro fiume più lungo è questo composto da 3 carte. Il giocatore col fiume più lungo riceverà 8 punti, il secondo 5. In caso di parità tutti gli spareggianti riceveranno i punti pieni della loro posizione. Abbiamo infine i lupi. Il giocatore con più lupi riceverà 12 punti, il secondo 8 e il terzo 4. Anche per i lupi, in caso di pareggio, tutti riceveranno il punteggio pieno della loro posizione. Ma non è finita, dovremo verificare quanto i giocatori sono stati attenti a creare un ecosistema sostenibile e accogliente per tutti i tipi di carta presenti nel gioco. In parole povere, dovremo verificare quante tipologie di carte avranno fruttato ad ogni giocatore 0 punti. Sia perché le carte non sono presenti nell'area di gioco del giocatore, sia perché il giocatore le ha posizionate male e quindi quelle carte non hanno fruttato comunque punti. Per questo conteggio i conigli non sono considerati, averli o non averli è la stessa cosa. Laddove un giocatore avesse fino a 3 tipi di carte che non daranno punti, non accadrà niente. Un giocatore che avesse 4 tipologie di carte che danno 0 punti perderà 2 punti. Per 5 tipologie di carte che non valgono niente perderà 5 punti. E per 6 o più tipologie di carte che non daranno punti perderà 10 punti. Fatta la somma quindi dei criteri con cui tutte le carte danno punti e decurtando il valore di sostenibilità del proprio ecosistema, il giocatore con più punti sarà il vincitore. In caso di parità ci sono sul regolamento 4-5 criteri di spareggio, il primo tra tutti è che vinca il giocatore che ha perso meno punti per il bilanciamento. Ed eccoci già di ritorno, vediamo subito i materiali che si limitano a tantissime carte in formato mini, non sono telate però sono abbastanza resistenti, quindi secondo me le bustine non sono necessarie. I disegni sono veramente fatti bene, sono meravigliosi e quando si compone il nostro habitat, il nostro ecosistema davanti a noi è veramente una gioia per gli occhi. Poi abbiamo il foglio d'aiuto per i giocatori, assolutamente fondamentale perché tanto qualche animale come fa punti ci si scorda di sicuro. Per cui diciamo che quella scatolina contiene veramente tutto ciò che serve per avere un'ottima esperienza di gioco. Facendo il riassunto, come faccio spesso, delle meccaniche a questo punto, qui insomma devo fare una cosa abbastanza stringata, abbiamo due turni di draft composti da 10 carte l'uno nel quale i giocatori si passeranno i loro mazzetti per sistemare una carta per volta davanti a sé in modo da comporre questa griglia 5x4 nell'arco di due turni interi e alla fine andare ai punti, ogni carta darà punti
in base a se non ha altri tipi di carte adiacenti oppure se ha carte specifiche adiacenti. Poi ci saranno i punti per maggioranze, quali i lupi e i fiumi. Si fa il conto di tutto e poi i giocatori potrebbero perdere dei punti se non hanno fatto un ecosistema bilanciato e quindi alcune delle carte a disposizione nel gioco non avranno dato punti perché o non presenti davanti al giocatore o presenti ma messe male. Fate la somma di tutto, chi ha più punti vince. L'esperienza di gioco quando ci sediamo a giocare Ecosystem è abbastanza suggestiva perché comunque abbiamo davanti una meccanica oramai familiare a chiunque giochi a giochi da tavolo e quindi di fatto quella va via liscia, però vi posso assicurare che nei 20 minuti di durata di una partita c'è un silenzio di tomba perché tutti stanno a guardare le carte che hanno in mano, a guardare tutti gli effetti delle carte, perché anche dopo tante partite vi posso dire che non me li ricordo tutti, e quindi si sta tutti a cercare di sistemare la carta giusta nel posto giusto. E devo dire che arrivati in fondo è veramente appagante vedere come i punteggi di tutti i giocatori siano anche molto vicini tra di loro, perché ci sarà quello che magari ha puntato tanto su un tipo di animale, però alcuni tipi di carte non le ha sistemate e quindi perde dei punti, altri invece sono stati più bilanciati e quindi hanno fatto meno punti per carta, però non hanno perso punti alla fine della partita. E devo dire che il gioco è molto bilanciato, ma anche molto playtestato, perché premierà sempre il giocatore che ha fatto un ecosistema più bilanciato. Se uno punta tutto su un tipo solo di carte o comunque su pochi tipi, non c'è verso che vinca. Per quanto riguarda la scalabilità, devo dire che il gioco al massimo dei giocatori è un po' diverso rispetto a quello a meno giocatori. Mi spiego, non c'è una regola secondo cui si tolgono dal mazzo determinate carte in base al numero di giocatori, ci sarà sempre disponibilità piena, però le carte sono abbastanza per finire in una partita a 6 giocatori, mentre avanzeranno carte nelle partite con meno giocatori. E quindi in 6 si riesce magari a stare dietro a quante carte sono uscite di un tipo, quante ce ne sono ancora a giro e quindi a più o meno aspettare qualcosa che ci serve e a giocare in modo scacchistico, anche stando attenti per le carte di maggioranza a quello che fanno gli altri. In meno giocatori invece è un pochino più tattico perché tutte le carte non saranno a disposizione, non sapremo mai quelle che mancano nella partita in corso e quindi dovremo fare un po' di necessità virtù. Scala bene in qualsiasi conformazione di giocatori, però ecco, c'è questa particolarità tra 6 e meno di 6 e quindi è l'unica differenza nel giocarlo in un modo rispetto all'altro. In conclusione quindi, un ottimo prodotto disegnato alla grande, una scatolina portabile ovunque, ha bisogno di un po' di spazio, anche se comunque le carte sono in formato mini e quindi prendono meno posto magari di un formato Magic. Però insomma quello è un gioco che vuole essere anche parzialmente didattico e che mi sento di consigliare a chiunque, anche e soprattutto a bambini di un'età più bassa di quel 14 più bugiardo che hanno scritto sulla confezione. E veniamo al suo prezzo. Ecosystem viene nuovo 15 euro, prezzo assolutamente ottimo sotto tutti i punti di vista. Usato non l'ho mai visto, devo essere onesto, però ecco, vendolo a casa credo che se uno voglia dare via questo gioco si potrebbe aggirare tra i 5 e i 10 euro, e secondo me insomma, visto il rapporto qualità prezzo e comunque una partita può anche tirare l'altra, devo dire che è un acquisto quasi obbligato. Fateci una pensata. E siamo arrivati alla fine anche di questo video, lasciatemi un like se vi è piaciuto o anche un commento se avete provato il gioco e volete raccontarmi cosa ne pensate. In descrizione come sempre vi lascio tutti i modi per potermi contattare e consigliare altri giochi. Come sempre troverete anche il link al sito del mio mecenate, il Bazar di Mercadia. Vi metto anche il link allo shop del sito Genius Games, che ringrazio nuovamente per aver reso possibile questo video, e anche il link al sito Board Game Italia per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità che escono. Qui intorno al mio faccione vi lascio tutti i link a video che reputo importanti per essere rivisti. Vi anticipo che il prossimo lo girerò su Cat Lady e se non siete iscritti cliccate qui sul pop-up e attivate la campanella. Noi ci vediamo al 188. Ciao!